Eccomi qui, ciao a tutti. Oggi, come vi avevo promesso, vi parlerò del benessere e della cura dei capelli. Io credo che sia un argomento che interessi tante, tante persone, sia uomini che donne, perché il capello è comunque la cornice del nostro viso. E quello che voglio dire è che se anche si nasce con una genetica non proprio buona, si può davvero migliorare tanto. Ci sono degli accorgimenti importanti per avere un capello bello e sono quelli di una corretta alimentazione, quindi verdura, frutta, cercare di fare comunque attività fisica perché anche questo stimola il microcircolo, usare buoni integratori dall'interno e prodotti buoni per l'esterno. Questa è una condizione molto importante. La mia azienda ha messo a punto vari programmi per varie problematiche, diciamo, dei capelli. Oggi vi parlerò di ciò che riguarda anche me, cioè il problema dei capelli sottili che tendono a spessarsi, indisciplinati, specialmente durante il periodo estivo, e che tengono poco la piega. Ecco, io ho trovato in questo mix, diciamo, di prodotti, oltre agli integratori che uso, veramente una soluzione ottimale ai miei problemi. I miei capelli già da subito sono migliorati tantissimo e se uno ha la pazienza e la costanza, perché si tratta di prodotti naturali, di andare avanti almeno 3 mesi, vedrà un cambiamento davvero enorme. Adesso vi presenterò quali sono i miei prodotti. Allora, io utilizzo innanzitutto, quando mi faccio gli impacchi e mi faccio le maschere, l'aloe jelly. Io spero si veda bene, poi vi farò una carrellata e ve li farò vedere meglio. Comunque, l'aloe jelly è una crema per eccellenza a base di aloe, ed è un passaporto per tutte le evenienze, ma ancora di più per sigillare le punte, per avere un capello lucido, per avere un capello rimpolpato. Fare la maschera con questo prodotto, è davvero il top. Poi utilizzo l'aloe jojoba shampoo, che è sempre a base di aloe e di olio di jojoba e di argan e di rosa canina. Lascia il capello morbido, ha una buonissima profumazione. E successivamente il conditioner, cioè il balsamo, anche questo caratterizzato oltre da una buonissima profumazione, dalla presenza in grandi quantità di aloe. E per ultimo vi presento un prodotto fantastico per chi ha i capelli sottili come me, ma anche per chi vuole proteggere i capelli dalle piastre e dal phon, l'Aloe Force. Dopo essersi fatto l'impacco con l'aloe jelly, essersi lavati i capelli, essersi dato il balsamo, l'Aloe Force uno se lo spruzza su tutto il capello e se si vuole avere un effetto rimpolpante e diciamo per dare volume anche nella cute. Aiuta ad avere il capello lucido, aiuta ad avere maggiore volume. E questo prodotto meraviglioso va benissimo anche in estate, prima di andare in spiaggia, perché protegge dalla salsedine e dal sole, ma anche prima di andare in piscina. Ragazze, questo è fantastico. Prima di andare in piscina protegge dal cloro e vi accorgerete che poi il capello è molto più lucido e molto, molto più sostanzioso. È a base di aloe, di propoli e di 11 erbe officinali e questo meraviglioso prodotto, perché tutti i prodotti che io utilizzo hanno varie funzioni, può essere utilizzato anche su tutto il corpo, sempre nel periodo estivo in spiaggia, per lenirle dal caldo e per eliminare la salsedine senza doversi fare necessariamente una doccia, ma anche quando si suda molto. Quindi, ripeto, aloe vera jelly per farsi gli impacchi, il nostro shampoo, aloe jojoba conditioner e la mia aloe forste. Con questo ho finito la carrellata di prodotti per capelli sottili che si spezzano e per capelli che volete avere più lucidi e più voluminosi.